Vedi, tutti i giorni una continua ristrutturazione di tutte le architetture e di tutti gli edifici. Apposta è perfetto qui. Che edifici possenti, guarda quello che roba! Quello è segno di diritto. Quel palazzo lì è segno del diritto. Pare del Ducesco quel palazzo lì. Guarda che roba! E namisele è bello! Ministri of Giustizia. Che spettacolo qui dentro. Oh, mi meraviglio dei marciapiedi, e tutti perfetti, eh? Non c'è l'imperfezione. Guarda, oh. Poche fiore, bellissimo. Le agliuole con i marciapiedi perfetti, vedi? Le persone disabili camminano bene in questi marciapiedi. E tutelati, tutelati anche nei marciapiedi. Vuoi mettere i marciapiedi d'Italia, che tutti distrutti? Siamo sempre lì, oh. È tutta causa del governo. Chi è che ci governa? È quelli che distruggono oppure decidono da sistemare, da ristrutturare. E i politici, vedi, per esempio. Questo ragazzo cammina bene con la sedia, vedi, va dappertutto. Qui le strade perfette, addirittura l'asfalto, non lo so, c'è tutti i sassi qui, però è dranante, chissà. Sarà dranante, guarda, le fognature perfette. Underground Broadway. Vedi, il giornale è gratis, qualsiasi rivista è gratis, chi uno pia legge, perché tutti si devono informare, anche quello che non se lo può permettere. Vedi la regina cosa ha fatto? Pure i giornali gratis, oh. Pensa un po', chi dopo la mondezza. Pochi giornali, pure questi gratis. Quanto è meglio così? La metropolitana. C'è una statua qua su sopra. Sì. Cosa raffigura, oh? Una donna sa un morto. Guarda un po'. Questo è un palazzo antichissimo, è pieno d'umidità all'esterno. Quanto stanno a ristrutturarlo? Ci mancherà poco a ristrutturarlo. Vedi, quello lì c'ha il wireless dentro la cabina. C'ha il wireless e telefono, vedi? Poi le parla. Wi-Fi. C'ha il wifi e poi le parla. Che soddisfazione, eh? A vedere questi edifici. Broadway. Qua pure è un palazzo di tutti gli uffici, sarà pieno di uffici lì dentro. Dopo i lor signori dappertutto stanno. Intercontinental London Whisper Me. Cosa sarà? Questo è un albergo, eh? Sarà un albergo. Broadway. Chissà se vedrò a Massimo Le. Massimo Le Bonne? Saimo Le Bonne, cosa sto a dire? Chissà se vedrò a Saimo Le Bonne per strada anch'io. Te pare che quello va a piedi? Andrà in elicottero? Non si sa mai, eh? Non si sa mai. Un bar. Oh, un Fiat, eh? Menne è Fiat. Broadway.
chi non commenta perché non si sa cosa dire. È tutte robe nuove, tutte novità. Cosa vuoi che dico? Hotel, controtelle, negozi, pieno di negozi, pieno di hotel. Tanto qui vanno avanti col turismo. E poi a sistema vanno avanti perché c'è la regina e il re che per ripristina sempre di più la città, perché il turismo è talmente tanto che tutte le razze del mondo vienne chi? Mazza ammazza tutti una razza, vienne tutti chi è che può, perché tanto i viaggi costano 100.000 lire andata, 100.000 lire ritorno, 50 euro. Dopo i miei fratelli che mi hanno invitato hanno speso per il viaggio 100 euro per venire oltre chi. C'è una linea veloce e oltretutto conveniente, economica apposta, e costa poco e la gente viene tutti chi per trovare lavoro. Non tutti, però la maggior parte. Quell'altri tutto turismo. Vedi, dopo gli studenti, la scuola. Vedi, la scuola. Matteo Parker Street. Oh, sono entrata nella torre di ieri sera, la torre campanaria del Big Ben. Oh, cosa c'è? Gli arieti? C'è l'ariete, c'è. E leone. Guarda un po' il fascio. Cos'è il fascio ducesco? C'è l'accetta. Romano oppure ducesco. Perché le cose romane con quelle ducesche si assomigliano un bel po'. Oh, quello delle poste, guarda un po' la posta. This post box ans as bene pited. Legge te che meglio va, che fai, faccio prima. Oh, questo edificio qui della banca sembra un robot. Guarda che io, sembra Star Trek, un'astronave. Che roba! È bello! Bellissimo! Oh, guarda un po' l'autobus, quello là, stile antico però è nuovo, cos'è, Nissan, fanale antichissimo, anni 80, anni 60, è una Nissan. Te pensa che tutti i professori inglesi, no, tutti i professori dell'inglese e italiani vengono oltre qui per far imparare a scolare la lingua, per fare un'esperienza fuori dall'Italia, in modo che si rendano conto nel dialogo. Cos'è, una Ferrari? Maserati, oh, la Maserati rassomiglia alla Ferrari. In modo che, insomma, dicevo che per fare un'esperienza sui ragazzi dell'inglese, cos'è l'inglese. Oh, là c'è una macchina che mi interessa, però non si può superare. C'è una macchina da corsa, c'è due macchine da corsa. Adesso vado oltre. Oh, chissà che macchine è queste che io, non le ho viste mai. Guarda che roba! Mai viste! Belle, oh! Vetri scuri proprio per le corse. Dipartimento Business Innovazione Skills.
quando vedo tutti questi queste architetture moderne e antiche messe insieme, però pulite, tutto pulito, no? Mi fa un certo effetto, uno strano effetto, cosa che in Italia non siamo abituati a vedere sta roba. Guarda lì. Poi quante cose dovrò vedere ancora. Io supero adesso. Guarda un po'. Ah. C'è pure l'autobus aperto là, vedi, che fa il giro di Londra. Solo che tanto Londra comunque vada, si vede meglio di tutti, o nel grattacielo più alto oppure sopra la rota. Da lì si vede tutta la città di Londra. Sarebbe proprio una bella esperienza vedere come sotto una ripresa, perché io su YouTube non ho visto mai la città di Londra in una ripresa completa e totale, di ore e ore e ore, però dopo stanca. Tanto la gente, voi altri che state a guardare, massimo 7 minuti, vedete il video, poi a posto, staccate. Uno se si vuole fare un approfondimento bisogna che ci dedica del tempo, come tutte le cose. Vedi le persone quanto sono operative qua, tutti fanno qualcosa, tutti se danno da fare fa qualcosa. Guarda lì, la bicicletta elettronica, però puoi pure spedalare, sei aiutato quando non te ne vado a spedalare, quella lì si mette in funzione il motore automatico. Quindi tutti a posto, tutti operativi, tutte macchine da lavoro che tienene pulita la città, e ci tienene al loro, come posso dire, al loro ambiente di lavoro e di vita. Pensa un po', c'è durissimo tutti tenere al nostro ambiente di lavoro e di vita, e la madre terra e le solite cose che ho detto sempre in tutti i video, no? Che stufa a sentirle, però è bene ripetere le stesse cose, perché la mente umana percepisce il 10% di quello che si vede e quello che si sente. Allora bisogna che io ripeto in continuazione le stesse cose, le stesse prediche, senza mai fine, senza mai la sosta, perché non bisogna mai stancarci di queste cose lì. Guarda un po', vedi, su ragazzo pulisce tutti i vetri dello stabile della HSBC. Chissà cosa sarà, cosa sarà? Una roba telefonica, vedi? È un negozio telefonico, della telefonia. Dopo chi ci daranno un film, che ci capisci, questa macchinetta fotografica, un sacco di obiettivi, contro obiettivi, grossa un bel po', ti tocca portarti dietro una valigia ogni volta che ripigli. Invece io ho una videocamera che non vale niente, non costa niente, faccio le riprese ore e ore del filmato che stufa tutti, però comunque vada, è una macchina che alla fine mi è stata regalata, però questo qui che sto a registrare io non vale niente proprio, è scarsa, non c'ha e i raggi infrarossi, non c'ha niente, di notte è tutto un macello, non vedi più niente, tutto un pannato. E poi quando magno, per esempio in tei video, mi sgrizzo i sgrizzi di saliva, mi va dentro l'obiettivo e fa l'alone. Adesso tuttora c'è un pezzo di saliva dentro con una briciola da magnà, mi fa l'alone e dappertutto lo vedo. Adesso un macello, l'ho rovinata per magnà. Basta uno sgrizzo che già bocca dentro l'obiettivo e te saluto, tocca cambiare la videocamera stessa. È un peccato che così è. Se videocamera pare che funziona tanto bene, tanto belle, invece è un macello. Dopo te dirai, te sei inaccontentabile, non ti accontenti mai di niente. Più la gente ti regala, più te lamenti. Allora dopo alla fine la gente non ti regala più niente. Però io invece non è che mi sto a lamentare, io dico solo quello che è vero. Quello che è vero. Cos'è? Cos'è? Una macchia che pare tra mezzo drago e sorcio. Oh diavolo! Tanto in con me
io in Cumè devo trovare sempre qualche diavolo in giro. Oh, qua comunque per pulire questi stabili ci vuole un sacco di imprese di pulizie. Guarda, quel ragazzo ancora pulisce là e ce ne avrà ancora per tanto tempo. E invece qui tutti si infissi, guarda quanto è lucidi, oh. Chi un'impresa di pulizie oppure una gru come quelli lassù con quelle trabattello, caroponte, guarda che roba, oh, e nammisia, quelli che stanno a fa lassù. Quelli che stanno a fa, stanno a ristrutturare qualcosa. Un'impresa di pulizie dei vetri, oh. Pensa che roba, oh. Anche a Gratin Campala, se quanto spenderanno al mese per la pulizia di tutto. Pensiamo un po', si grattacieli, si immensi edifici. Quelli forse stanno a girare un film così, con quell'obiettivo mega, mega galattico, guarda che roba, oh. Chissà quanto avvicinerà quello lì, chissà i crateri lunari se si vedono bene con quello, oppure meglio con quella videocamerina mia che non vale niente, da 4 soldi. Ora un po' quello ancora pulisce di gran carriera. Oh, adesso da qui vedo tutto un po' più in velocità. Due che ero prima. Guarda lassù, oh. Quella lì è una cupola che non è circolare invece. Quella forse è esagonale, cosa ci capisci? No, nemmeno, rettangolare. Cos'è? Methodist Central Hall. Cosa sarà? Qui tanto sta ripresa è tutta basata sull'architettura. Tanto la città, l'architettura, vedi? Vedi c'è anche. Guarda un po'. Ogni fogna è sistemata. Qua ogni fogna è sempre sistemata, oh. Pensa quanto c'ha funzionalità questa città. I marciapiedi intatti, nuovi. Li trovi in Italia si marciapiedi chi? Tutta una buca. Quelli disabili, dicevo, che stanno andando molto male, in Italia. Non la fanno a camminare con le carrozzelle, cascano per terra. E se fanno pure male. È un disastro. Per chi è che lavora e abita qui e che c'ha la casa qui, dopo quando ritorna in Italia è un trauma, penso, a vedere il proprio paese lasciato andare per causa del governo italiano. Pensa che roba. Infatti anche noi quando torniamo c'è il degrado. Il degrado, vi rendete molto conto cos'è diventata l'Italia, oh. Stando a pezzi, ormai è distrutta. Dopo viene tutta quella gente dal Burundi, dalla Cambogia che spaccano tutto, e quelli sventrano tutte le case abbandonate, le fabbriche, tutto sventrano. E poi lasciano la mondezza, non è che sventrano piene il rame e lasciano perfetto, invece no, tutto rotto. Guarda un po', chi è questo? Abraham Lincoln. Okay. Yeah. Con una poltrona. Sì, sì, tanto l'ho visto prima, ieri. Great George Street. Chissà se su YouTube c'è un video completo di Londra. C'è stato mai? Io non l'ho visto mai. Forse non lo vedo mai YouTube io, però... Di quello che mi è stato detto, di quello che un attimo ho visualizzato, non c'è. Adesso stacco, un attimo. Forse c'è il Parlamento qua. Parlamento entrerebbe bene lì. Ah, qua dove c'è abita il primo ministro inglese. C'è già casa del primo ministro. Sì. Quei gendarmi stanno sempre lì, pieni la busta paga, non fanno niente, con la mitragliatrice a posto. L'importante è che non fanno entrare nessuno che si comporta male. È quello il lavoro. Qua adesso passeremo, dove ci sono tutti i cavalli della regina e delle guardie. 24. Guarda, oh, questo autobus è nuovo, c'ho le videocamere a circuito chiuso 360 gradi e in più i sedili anni 80, però è tutto nuovo, ogni sedile c'è uno stop per fermarsi. Guarda che roba, sto al secondo piano, bellissimo, si entra da dietro come quelli antichi. Oh, è tutto nuovo, che emozione oggi.
Ho visto anche coi cavalli, i gendarmi coi cavalli vestiti di porpora, di rosso, rosso porpora. Un lor signore dentro quella valigetta, chissà cosa ci avrà, i quadri, ci avrà i soldi. Belli, va. I manichini, pare. Chi ce n'è tanta di gente che tiene i soldi senza fare niente? A sede, tranquilli, vestiti da pagliacci e pieni quadri. Però c'è ne pure il rischio, perché se ci viene qualche brigante che vuole entrare dentro con la forza, questi sono costretti a rendersi utili e rischiano la vita. Però qualsiasi lavoro si rischia la vita. Ma un po' qua su cosa c'è? Un cavalluccio marino? No, due cavallucci marini, con le ali. Dopo che ovviamente c'è tutto da studiare, la storia di ogni edificio c'ha una storia sua, come ogni persona c'ha la storia sua, il suo carattere, tutto diverso. Quindi non è solo le diversità, è bello l'amore nelle diversità, no, del Padre Eterno che ha creato tutto diverso. Anche l'uomo ci ha avuto la capacità che ha donato Dio da creare tutto diverso, ogni edificio diverso da un altro, ogni cosa costruita architettonica diversa da un'altra. Ma immaginiamo la grandezza, è impossibile a arrivare alla mente divina. Mai ci arriveremo, mai nessuna creatura che ha creato Dio arriverà a comprendere la sua sapienza, quanto è grande il nostro creatore. Ennamise, è surreale. Un'altra macchina all'or signore, col volante a destra, cambio automatico. Qui si vede bene l'obelisco. Ho fatto caso che l'autobus l'hanno spento qui, che c'è il semaforo rosso, l'hanno spento. Sicuramente per inquina meno. Intanto qui non si può fermare un autobus. Eccolo, va, è ripartito, va. Oppure il motore che non si sente di quanto è poco rumoroso. Silenzioso, ardalio. Qui è la piazza che vedevo ieri sera in quell'altra registrazione, e il gallo sembrava nero di notte, no? Invece è blu. Guarda che bello. Che bel gallo. Quindi il gallo è possibile che simboleggia, dicevi, la virilità. La virilità. Queste de fontane buttene poco, però un tantino buttene. Guarda un po' la gente, c'è magnene lì. Che bel gallo, non l'ho visto mai quella struttura. 24 to Hampstead Heath. Bellissimo, eh? Guarda, sto autobus è bellissimo, tutto pulito, non c'è niente sporco, profumato. È la videocamera lì. Bello il Museo dell'Arte Internazionale. National Cafe, un bar. Leicester Square Station. Che i musei tutti gratis, la regina li fa essere gratis, in modo che tutti possono andarli a vedere. Una bellezza. Questa è la destinazione finale. Quindi io pensavo, no, che questi autobus belli, profumati e tutto, puliti, oltre che li pulisce ne molto di più di quelli italiani, e non c'hanne proprio, non c'è paragone per quelli italiani, e forse li igienizzano come dopo un viaggio in aereo. Gli aerei igienizzati per le malattie, per prevenire le malattie. C'hanno un igienizzatore a spray che pulisce e profuma, pensa che roba, e igienizza tutto, che bronchite, igienizza e tutto. Sicuramente chi fanno uguale. Oh, lassù guarda che roba,
una carrozza con i cavalli sbizzarriti. Cos'è? Una... un ippodromo. È un casino, eh. È sempre aperto il casino. Sì, sì. Cambridge Circus. Watch out for traffic when leaving the bus. Questo è il quotidiano che passa. Il convento. Il convento. Oh, che pezzo di serpento. È una miseria. Qual è quello lì, quello più alto? No. Ma uno non può entrare lì, c'è la guardiola. 24. Non si può entrare. I turisti non possono entrare in quello più alto. Quello più alto sì, però penso che costi sì. Devi pagare 80, quanto? 80 sterline. Oh mamma mia, tanto. Fanno un sacco di soldi. Da un'altra parte si trova la torre più alta. Quella è classificata torre più alta d'Europa. E nata in italiano, cioè la... Chissà quanti piani saranno. 200 piani. Cioè l'architetto è Renzo Piano. L'architetto è italiano. Renzo Piano. Te pensa che ogni piano c'è un'officina meccanica che tira su sempre piano, un piano alla volta. E l'officina si alza sempre di più, pensa, non finirebbe mai da costruire, però dopo dipende anche le fondamenta come fatte. È state progettate che più di un certo livello non può andare, perché sennò può arrivare a superare il cielo, come la Torre di Babele. Quello cos'è? Cosa sarà? Denmark Street. Un teatro. You can board and alight from any è un teatro quello là. Questa è una delle librerie più grandi, cioè più. Dove? Più famose. Questa qui? Sì. Ma magna nella gente. È sotto, eh? Sì, sono tutti piani. Ah. Ma invece fanno solo un buon. Cioè strumenti musicali, cioè la via che sono tutti negozi di qualsiasi strumento. Musica, di strumenti musicali, sì. Tutti concentrati lì, penso che sì. Un po' le imprese di pulizia. La nettezza urbana, va? Le alto! E una miseria! Questo 80 piani c'ha! Quanti ce n'ha? Poi ogni piano è alto! Guarda che roba! Ecco, guarda che la vedi bene da sola. Ah sì. Freddie Mercury. I Queen vanno lì. Negli anni 80. Sì. Cos'è che c'era a Tottenham? Sì, ieri sera sono passati qua. Cos'è che c'era a Tottenham? Anche i... 24 to Hampstead Heath. Gooch Street Station. Un po' vanno scalzi. Chissà come mai, c'hanno i calori. Forse c'hanno il sangue che li scalda molto. Cosa sai? Può darsi pure, tanto ogni corpo è diverso. Guarda un po', un aereo lì e un altro va giù. C'è diverse linee aeree. Quello lì è un palazzo di uffici. È altissimo. Adesso mi viene in mente le Twin Towers, a vedere se cose qui. Tu pensa che questi qui è un edificio, è alto un bel po', no?
per un italiano altissimo e nello stesso tempo per loro è basso, perché al confronto di quelli più alti, per esempio di quello, il grattacielo più alto di tutti qua, quello lì è basso al confronto. Qui cos'è? Wheatfield. Una chiesa. Ah. Però le chiese tutte chiuse. La torre del controllo. Guarda le bella. Con la torre del controllo. Tutto cilindrico lassù. Va su un tubo grosso un bel po', tutto ferro. Controllano la città da lassù sopra, chissà. I semafori, le linee stradali, sicuramente. Vedi la gente inglese? Devo riprendere anche i volti. I volti inglesi. Guarda lì, oh. Chissà veramente se da lì c'è proprio il centro della città, no? Dove guardano con le videocamere, no? Circuito chiuso. Può essere. È probabile, tanto non penso che. Della TV dici? Tutto è possibile. Anche quello è alto, Quella torre è alta. È più alta, mi sa, di quel palazzo lì, forse. O no? No. Dopo vedi i cartelli pubblicitari lì che si girano, cambiano di vedi? Tutto automatico, anche vedi che differenza che è. Per esempio i turisti che vanno a Loreto e vede la Santa Casa di Loreto, no? Il santuario vicino casa mia, dice: vedi, voi non vi rendete conto che c'è un santuario mariano più importante del mondo? Io mica mi rendo conto, perché lo so, però nello stesso tempo chi è che ci abita non lo sa l'importanza che c'ha vicino casa. E questi chi di Londra forse non ci fa ne più caso. E danne per scontato, però tanto cosa deve ne fare? Niente. Tanto vivene come robotte, lavorene giorno per giorno, la solita routine quotidiana, e almeno lo sfogo sul commercio, sul materialismo. Però la gioia, la pace non la troverai mai nel materialismo. A essere robotti. Per io mi interesso da riprendere i volti, però non le persone non sono tutte solidali, bisogna stare pure attenti. Dentro l'autobus non è conveniente riprendere i volti. Prima l'ho fatto, però era un po' scontenta quella persona. E quindi non tutti sono solidali, oppure vuole ne farsi vedere. E non c'hanno ragione, d'altra parte ognuno vuole la sua privacy. In un luogo pubblico, se tu riprendi una persona, non te può fare niente per legge, perché c'è proprio la legge che è così. Però in un luogo privato, e te possono incolpare, te possono anche denunciare. Perché non tutti vogliono essere ripresi, pure giusto. Ognuno pensa come gli pare. Vedi? Man mano che andiamo oltre, pare che è più basso. Rotteham. Yes. Ma fino a un certo punto, non è azzurro. Guarda, è ombrato. Yes, we didn't get that job. E c'ha la luna. Io oggi non ce l'ho l'azzurro appresso, però bisogna fare sempre una distinzione. Te devi portare un pezzo di azzurro della mano e devi vedere il colore del cielo, devi distinguere. Perché negli anni 80 era blu, il cielo era color mare scuro. E invece adesso è chiaro. Però in Italia storia era bianco il cielo, grigio. A volte c'è pure in Italia il cielo azzurro, dopo, subito dopo basta una specie d'aereo che già diventa tutto bianco, lattiginoso. Vedi, è sfumato perché tanto oltretutto c'è anche il carburante d'aereo e quello scurisce il cielo. Sì, vedi che non lascia le scie.
dopo la gente dice solo in una certa altezza lascia le scie di condensazione, però non è scie di condensazione, quelle è cioè agenti chimici per nuove patologie, di malattie, per far sta male quelli che stanno bene. Qua ce n'è un po' meno, però c'è in tutto il mondo. Guarda che io, pare le Twin Towers queste che io. Chi se li scorda più le torri gemelle? Chi se le dimentica più? Mica sto a New York, però comunque vada, queste assomigliano molto, guarda lì. Quanti piani sarà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 20, 30, 40, 50 piani sarà. Sicuro. Un edificio a specchio. Hampstead Road, Drummond Street. Guarda le alto qui. E na miseria. Tutto a specchio, wow. Chi è che fa gli affari? Le imprese di pulizia. Chi sta ne sempre a pulire tutto un continuo? Le ditte d'infissi. 24 to Hampstead Heath. Vedi che qui c'è tutte le razze del mondo qui a Londra, però si vede che vestite meglio, non so straccioni come quelli che stanno in Italia, perché qui è più tutelati. Si vede proprio come vanno i vestiti, le strade. Guarda lì, Robert Street. L'asfalto, i tombini, si distingue molto bene. Che bel salice piangente! È giallo, oh! Marroncino chiaro giallo? Guarda quello, è grosso! Però non mi pare. Rassomiglia un salice piangente, ma non si sa di preciso che albero è, può essere pure diverso. Questo qua invece è tutti appartamenti, non credo che sono uffici questi. Questi sono appartamenti. Sì. Guarda un po', quella lì c'ha la maschera di Aladino. Chissà quell'edificio là cos'è? Dove ci sono le gambe. Ah, 24 to Hampstead Heath. Lo viste. Come a Roma che c'è la lupa, qui c'è le gatte e il gallo. Però non si vede un cavolo. Mornington Crescent Station. Oh, le automobili Station Wagon non ho visto che marca era, però costa 9.800 sterline. Quant'è? Più o meno 12.000 euro. Sì. Una miseria, in Italia le trovi a 30.000 euro quelle lì. Però compra una macchina qui, la importi, te costa quanto l'hai in Italia. Tu sei una Monica? Ah no, no. Certo, però dall'esterno si può riprendere i gatti? Le statue gatto? No, non lì, questo si può riprendere dove andiamo adesso. Si può riprendere di fuori, però dentro no, perché molte sono cose... fanno solamente lì, hanno paura che poi le copiano. Certo. Questo sì, non voglio. È vero. Diritto di copyright. Camden High Street. Watch out for traffic when leaving the bus. A posto, adesso stacco, a dopo. Ciao. Tutto a 2000 lire. Tanto lontani non saremo. Vendono di tutto e bisogna andare a curiosare dentro lì, tutto a 99 centesimi. E però qui non c'è i centesimi,
poi ci scendiamo qualche noi che andiamo a vedere dentro 99 centesimi. Vabbè, andiamo un po' a vedere cosa c'è, però ovviamente non posso ripiare. Chi è che vuole vedere ci venga direttamente se può. Ecco. Scendiamo dietro? Oh, chi c'ha i computer usati, roba usata elettronica? Un po'? Invece qua, quello del 99 centesimi, Stores Quality Production Under a Pound. Sicuramente vuol dire a poco prezzo pi la roba che è di buona qualità. Io non ho mai sentito a dire che la roba di buona qualità a poco prezzo è introvabile. Eppure pare che... Invece chi cosa c'è? La manicure. La manicure. Quella lì. Fa un po'? Dopo noi. Fa strike si macchina. Guarda un po'. Ecco, adesso non posso ripiare, stacco. Finito. Ok, un negozio l'incontrario. Tu scegli la roba e te fanno spesa quelli del negozio. Te portano il carrello con la roba. Pensa che roba, non c'è segreti. Vedi, scegli dal monitor. La cartella quanto costa? 9 euro. Mm-hmm. No, 9 euro. 9 sterline. Io in Italia 50 euro. No. Qui perché non c'è l'IVA. Sì, poi guarda i pigiamini. 7,99,5. Mm. E da bambina ci sono vestiti delle principesse da andare a letto, 9 sterline. Ma ci sono da 5 Papa Pig, che è molto famoso, tutto 5 qua. Vestiti, magliette delle bimbe, poi dipende, letti, c'è un po' di tutto, materassi, reti. In testo negozio c'è tutto. Sì, tutto. C'hanno un magazzino. Non tengono solo l'alimentazione. Pure le lavatrici, le videocamere? Sì, le videocamere. Tutto c'è. Due le videocamere. L'ho viste un attimo fa. Quanto costerà? Sa che erano quelle. È un po' più avanti. Eccole. Ah, eccole, sì. Questa per esempio è buona un bel po'. Sono queste che sono in sconto, 199, 199, 149 addirittura, costa anche di meno quella. Arrivo. Tutte in alta definizione, 1080p. È buone, oh. Addirittura questa a 49 te la danno. Perché non c'ha lo zoom. Questa 99. 29 queste. Questa come quella sua. Mm-hmm. Questo qua addirittura con 30 te la danno. Mm. Dopo dipende la batteria, quanto sì, dura, sì. Tutto. Te dà pure la scheda. Mm-hmm. 8.9 megapixel. Ma miseria. 19, 117. I frigoriferi 149. Sì. Addirittura, addirittura ce n'è anche da meno. 112. Adesso, tutto no. Questo perché? Perché non c'è l'IVA. Non c'è l'IVA. Ah. Guarda. Questo a pozzetto 134. Però quelli normali con doppia. Guarda, doppio sportello. 199. Mm. O se no ce n'è anche da meno, guarda mo. 119. Non c'hanno il surgelatore. Invece quelli normali col surgelatore, ma minimo 170 euro. Questo col con i freezer 129. Perché è piccolino. Invece quelli alti l'ho visti anche 170 prima. Ecco, no, questo qui è 700 euro. 100... Cioè, 200 euro. Sì. Ecco, poi è naturale, ci sono di tutti i prezzi. Certo. Però se uno vuole risparmiare, guarda, questo qua con il freezer grande, con due sportelli, questo 199. Questo due motori c'ha. Sì. 200 euro, che in Italia te lo sogni quel prezzo lì. Tutti dolci! Guarda, oh, i confettini anni 80! Guarda che dolci! Che una miseria!
una scialpa in faccia. Pantalone a cacarella. È simile a un maglione, capito? Che scola. E na miseria roba. Volendo uno si può vestire in stessa maniera qua. È ammesso. Bello! Chi ti mette il casco addirittura? Oh, chi prezzi è molto meno, eh? Quanto costa? E una miseria. Ah, c'è anche roba usata. Dopo c'è la gente che vuole sempre l'ultimo modello del cellulare e porta il cellulare vecchio, che è una comodità, perché se uno è fissato dell'ultimo modello, porti il cellulare di quell'altro, te lo valuta e te costa di meno l'ultimo modello. Guarda un po' una bicicletta a tre. È introvabile sta bicicletta, Kio. Guarda Kio, non ci si crede. Non ci si crede. Boccamo giù. Bene. Gentlemen. Gentlemen. Anziché toilette. Non so, mi ritrovo qua giù. Per diciamo. Oh, pulito? Profumato. È profumato qui di ciò. Eh? I pisciatoi profumati, eh. È una miseria. Io a qualsiasi persona, io lo dico, te che mi stai a guardare, non ci puoi credere che non puzza. I bagni pubblici non puzzano, non è a pagamento, non paghi niente, profuma, igienizza, guarda un po', ti igienizza la mano, guarda, eh. Oh, eccolo, guarda, te ne igienizzi le mani dopo che ti sei toccato il piscio, oh, l'acqua calda, a posto. Finito, guarda un po', ti asciuga. Asciuga pure la mano. Profuma, oh, profuma. Guarda, pubbliche toilette, location, in cam there. Automatico, location. Le videocamere in due, ecco la videocamera. E ti vedene tutto in automatico, guarda, igienizza tutto per terra, che cartigenica, ma non manca. C'è pure la cartigenica volendo. Non manca niente qua a Londra, oh. E na miseria. Che surrealtà, anzi volevo dire che efficienza più che altro, questa è un'efficienza, L'iPhone 5, comunque l'iPhone 5 costa 550 euro qua, ho visto prima il prezzo. Quello vecchio invece, il 4, costa 303 euro più o meno. Ma è sterline, no? In Italia quant'è? E in Italia costerà 600 euro, 700 euro. C'è sempre quello sbalzo di 150 euro in più. Tanto è l'IVA, è tutta l'IVA del governo italiano che butta su. Qua chissà che cosa simboleggia, una bilancia con due serpenti, visto? Un'aquila. Guarda qui, incontro persone che di tutti i tipi, strane, persone strane. Adesso riprendo, guarda un po'. Quello là cosa vende quello là? Con un cagnolino lì? C'è un cagnolino. Gratis. Dove, dove? Ah, questo gratis? Dove l'hai preso? Vicino dove è il bagno del mondo. Ah, c'era uno sguardo pesante. Qualche persona che... gentile, ha lasciato il sacchettino per me. Anche la roba? Ah, è vuoto. La roba però è la nostra, no? Ah. Ce l'aveva in mano, così vedi. Ho capito, ti ha fatto il favore. Pensa quanto è cordiale e gentile sa gente. Non saranno tutti gentili e cordiali, però qualcuno che ha buon cuore ti dà la roba sua, che non ci fa niente se c'hai bisogno. Ma io del cucini, magari dappertutto. Comincio a sentire i profumi. Sì. Sono profumi stranissimi qua. Oh, così faccio mi fa questo. Amore, questo.
Però una forma, non lo so se è de matto, de cartongesso oppure de vetroresina di un aereo. Un 747, una forma di un Boeing. Eh? Queste tienene caldo se scuffie lì. Un po' che roba. Tutti jeans, va? Ma raga roba, un vestito completo a jeans e sbottoni, te metti su tutto. Ma per una donna, va, è l'ideale. Però è primaverile. Vestito primaverile. Ciao. Un ragazzo che mi conosce. Qua tutte t-shirt. Guarda che mercatino. E nammi se quante ce ne ho. Pure 2T. 2T là. Là c'è i giacchettini di una musica strana, particolare. Che musicante? Un mercato totale qua. Un mercatino totale. Questo i capelli viola. Guarda, dopo ognuno se li fa come gli pare. No miseria. Chissà se segna sottofondo sta musichetta sul copyright. È un problema, sa, per chi è che fa i video su YouTube. È un problema grosso. Due? La scarpa solita anni 80 di tutti. Io proprio bisogna che mi allontano dalla musica. La musica bisogna che me la... Allora, chi è sta gente? Sì, mi chiappa sotto se no sta gente. Ecco, un'altra musica, bisogna che mi allontano un'altra volta. Guarda un po' che scarpe lì. Come non è? Poi da, ciao, poi vieno da... Ah, Pachel! Che una miseria. Oh, chissà se si trova la musica techno trance qua o a poco prezzo, chissà. Chi lo sa? Poi l'hai fatto. Ecco, meu. Qualo? Questo qui? Questi tutti di Halloween, contro Halloween. Guarda lì, oh, che roba. Un drago, sì. Un drago. Che uno si sbizzarrisce. C'è pure Mr. Bean, va? Oh, cappuccetto rosso. C'è pure cappuccetto rosso. Anziché andante il bosco va in mezzo alla gente. Gli artisti per strada. Io no, no, lo sento. Sì, è tutto un pannato, eh. Un terrazzetto di un ristorante e un affluente del fiume. Una chiusa, oh, una chiusa quella. Ah, oh, un ristorantino romano. Pure Roma, oh. Piedina. Menù qua, questo ragazzo qui che cosce, tutto profumato, c'è le salsicce, c'è. Guarda quello come si chiama. La porca. Uè, Lighetti! Ali, guarda! Andiamo ai! Cos'è? I polli.
pollo allo spiedo. Kektir Özenköy. Kaşköy. Biz Özenköy. Biz de Kaşköy'deyiz. Buono, è stato molto gentile sul ragazzo lì, mi ha dato, no grazie, e mi ha dato un assaggio, adesso c'è un altro ragazzo che mi vuole fare un altro assaggio, però assaggi chi, assaggi là, dopo non mangi più, invece bisogna mangiare una volta per tutte, definitivamente. Ah, che spettacolo quell'uccellino, è una miseria, che sverzellino. Vanno a spizzica la roba da mangiare. Guarda un po' che fiore bello. La sedia di cemento. Guarda che io. Siamo andati in quel negozio de underground, de musica, de tutto. C'è un sacco di roba strana. DJ Tiesto sicuramente viene a Londra e anche i grandi personaggi musicali, gli artisti, sta roba lì, viene dentro quel negozio lì a comprare la roba strana, e pantaloni fosforescenti, magliette fosforescenti, cappelli, è eccezionale, una roba incredibile, incredibile, però costa una barca di soldi, oh. Chi costa un sacco di soldi, se non sei un artista che hai fatto una barca di soldi non puoi fare niente. Chi c'è le curiere antiche, antiquariato, che non mi piace, è meglio quelle di adè, quelle antiche consuma troppo, un macello. Il fumareccia, non ti dico, l'inquinamento, un macello. Niente, mi ho fatto quell'entrata in quel negozio, mi è piaciuto un bel po', quelle cose fosforescenti e belle, i colori sgargianti, è sempre belli a vederli. E poi rallegra l'anima. Magna siete con dei scooter finti, i fanali tutti rotti, però è bello. Guarda che roba, che figata, oh. Un drone a 4 eliche. Quello è un drone che userà anche la posta italiana fra qualche anno, anziché i postini evita il personale e mette i robot.